Volete provare a creare anche voi il vostro iris? Bene, oggi facciamo vedere come si fa. Prendete un paio di forbici. Siamo qui con Cascade Spring. Prima di iniziare vi volevo parlare del fiore dell'iris, come era fatto. Il fiore dell'iris ha 6 petali, 3 che vanno verso il basso, chiamati ali, e 3 che vanno verso l'alto, che vengono chiamati vessilli. Per fare l'incrocio non servono queste parti, ma serve le parti sessuali, diciamo. Ossia una parte maschile e una parte femminile. E per fortuna nostra ogni fiore dell'iris ha ambedue le parti. E dove sono? Sono qui all'interno del fiore, bisogna andare a cercarle. Vediamo in fondo uno stame, che è la parte maschile dove è contenuto il polline, e la parte femminile, lo stigma, e questa specie di labbro che gli sta sopra. Quindi questa è la parte femminile e lo stame con il polline è la parte maschile. A noi interessano queste due parti per effettuare l'incrocio. L'impollinazione altro non è che la deposizione del polline di un iris sullo stigma, quindi sulla parte femminile di un altro iris. Prima di iniziare quindi dovrete scegliere due fiori che volete incrociare tra di loro. Nella pianta destinata ad essere la futura mamma, quindi quella che darà luogo al frutto, andiamo a rimuovere gli stami, andiamo a rimuovere la parte maschile. Quindi con delle forbicine dalla punta arrotondata, molto delicatamente, questa è un'operazione che richiede un po' di delicatezza e di attenzione anche, andiamo a tagliare perfettamente, come ha fatto Beatrice, lo stame, quindi l'ha rimosso dalla sua posizione originaria, l'ha rimosso e la va a mettere dentro un sacchettino di carta per magari usarla in futuro come polline, che è sempre buono, quindi come parte maschile. E facciamo questo per tutti e tre gli stami che l'iris ha. Ok, state attenti con le forbici a non andare a danneggiare lo stigma. Quindi una volta rimossi tutti gli stami, andiamo a prendere il polline dal fiore che sarà il babbo, quindi il donatore di polline. Nel nostro caso abbiamo scelto di usare Petite Princess, quindi un altro fiore stupendo, bellissimo. Quindi andiamo a prelevare da questo lo stame. Quindi sempre come abbiamo fatto prima, andiamo a tagliare il filamento in basso. Una volta rimossi tutti e tre gli stami, Petite Princess potrà essere usata benissimo come mamma per un altro futuro incrocio. Ricordatevi, quando passate da un iris a un altro, pulite sempre bene le forbici, ok? Da ogni residuo di polline, per avere un incrocio certo, in modo da essere certi chi è il babbo, e quindi pulite sempre bene le vostre forbici tra un incrocio e l'altro. Allora, una volta che abbiamo preso i nostri tre stami, basta prenderne uno intanto tra le punte delle dita, o se volete potete usare anche una pinzetta, ed andare a depositare, quindi strusciando lo stame, sopra lo stigma dell'altra pianta. Delicatamente, questa è una fase molto delicata, state attenti a non danneggiarlo. Quindi ce lo passate più volte e vedrete che il polline rimane come attaccato sullo stigma, ok? Perché questo è leggermente appiccicoso e tende a trattenere il polline. Questo è proprio il meccanismo che usa la pianta con gli insetti impollinatori. Ecco che il polline si è depositato sullo stigma e l'impollinazione è avvenuta. Ripetete questo per tutti e tre gli stigmi. Qui potete fare come volete. Usate uno stame per ogni stigma, che è la tecnica preferita da Beatrice. L'importante è che tutti e tre gli stigmi siano ben impollinati, ovviamente dallo stesso fiore donatore. Una volta fatta l'impollinazione, scrivete un cartellino con i nomi dei due genitori, dove prima indicate la mamma e come secondo indicate il donatore del polline, quindi il babbo, e lo andate a mettere proprio sotto l'iris. State attenti a non rompere il fiore, ovviamente, e fermate il cartellino. Se tutto è andato a buon fine, tra qualche giorno vedrete il fiore appassire e la parte, questa qui sotto, che è l'ovario, la vedete ingrossarsi e andare a formare il frutto. E la vostra impollinazione avrà avuto successo. Bravi! Ciao, io vorrei provare a fare il mio iris. Come si fa? Bene, niente di meglio. Iris ce l'hai? Ehi, vuoi sapere? Ehi! Ehi, sono Fonzi. Fagli un'altra. Vai. No, va bene. Aspetta. È partito. Prendi un paio di forbici.
un paio di forbici. Poi le forbici. No, aspetta, aspetta. Mi sembra sempre di essere sempre. Vai che entro. Quando... Trova un paio di forbici. No, non mi piace, vediamo un po' partito bene, però. Non mangi un bacino. Faccio così con la testa. Guarda che al vento, sentire al vento, non so. Beh, è molto semplice, no? Molto semplice. Diciamo sì. Se si fa col selfie, tipo a selfie. Dai, che dici, si può andare avanti? No, no.